drastici cambiamenti climatici di oggi sono stati guidati in maniera massiccia dall'attività umana. In particolare, l'uomo, estraendo in maniera aggressiva le risorse naturali e bruciando combustibili fossili, ha innescato un processo di devastazione planetaria. L'economia globale attuale è profondamente disuguale al suo interno, basata su corporazioni e società ricche che traggono profitto dalle risorse, dalle vite e dagli habitat degli altri. Ciò significa che la crisi ambientale è una crisi sociale. Climate of change vede la crisi climatica legata alla migrazione, radicata in un sistema economico iniquo. La partecipazione individuale e collettiva è fondamentale per garantire una transizione giusta verso un sistema sostenibile che funzioni per tutti. La nostra situazione è molto complessa, questi argomenti non si possono separare. Sono collegati. Sapevi che i paesi e gli individui che contribuiscono di meno alla crisi climatica sono quelli che ne soffrono di più gli effetti? Sapevi che alcuni europei possono godere del lusso di essere ecologici nel loro stile di vita? Ma se tutte le persone del mondo vivessero come un residente medio dell'UE, avremmo bisogno di 2,8 pianeti Terra per sostenerci? Sapevi che gli effetti del cambiamento climatico spingono le persone a migrare, lasciando le loro case, la loro famiglia e talvolta i loro beni alla ricerca di una vita migliore? Sapevi che le persone costrette a migrare spesso mancano di un'adeguata protezione legale e sociale e diventano più vulnerabili allo sfruttamento accettando qualsiasi lavoro? Abbiamo bisogno di un sistema che metta gli aspetti ecologici e sociali al centro delle decisioni politiche individuali. La giustizia climatica è una questione di diritti per tutti. Il termine transizione giusta non solo definisce cosa sarà questo nuovo sistema, ma anche come lo faremo. La transizione giusta assicura che un processo verso il cambiamento garantisca il soddisfacimento dei bisogni primari e il benessere sociale per tutti. Per una transizione giusta chiediamo ai governi di apportare le modifiche appropriate alle leggi. Climate of Change sta caldeggiando leggi che mantengano il riscaldamento globale sotto l'1,5 gradi per raggiungere la neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2040. Hashtag Climate of Change sta spingendo per un'economia socialmente ed ecologicamente giusta, un'economia del benessere. Hashtag Climate of Change integra le opinioni dei giovani nel processo decisionale politico. Hashtag Climate of Change spinge affinché l'Unione Europea sia giusta per il clima e adotti politiche e migrazioni sicure con protezione legale per consentire alle persone in qualsiasi parte del mondo di migrare.